Benvenuti a tutti gli utenti di Every Eye a questo nostro appuntamento un po' speciale. Siamo, come potete vedere alle mie spalle, di fronte alla sede di Ubisoft, dove passeremo qualche ora in compagnia di uno dei titoli più attesi della nuova generazione. Quella che stringo fra le mani è infatti una copia pre-release di Watch Dogs, atteso free roaming sviluppato dal team di Montreal, che ha saputo catalizzare le azioni... Welcome to Perugia. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. Ciao amici di YouTube, ben ritrovati in Morlu Total Gaming. Oggi puntatona, assoluta, totale. Finalmente abbiamo Watch Dogs in anteprima. Grazie Every Eye per averci concesso questa occasione unica, direi. Basta le chiacchierate, iniziamo perché... Iniziamo subito. Ce l'abbiamo qui da troppo tempo sta schermata. Lo proviamo per Play 4. Quanto sta durando sta cosa? Eccolo. Ale, ci hanno sgamato. Eccolo. Ma che faccia c'ha? Oh, senza cappellino. Te giuro, senza cappellino non l'avrei mai riconosciuto. Mi sa che gli è morta la famiglia, Ma quanto è stronzo, mi piace. Ma voglio vedere se lo sviluppano bene come personaggio, Che fai? Che fai? Io l'ammazzo. Ale. Ale, l'ha ammazzato. Vedi, qualche rimorso ce l'ha ancora il ragazzo, L'ambiente è ricchissimo di dettagli, guarda i guantoni. Sì, c'è qualche problemino con l'anti-aliasing, ma più che altro sono interessato a frame rate e illuminazione. E questo mi sa che il tuo braccio destro assomiglia da matti al protagonista di Old Boy, la versione quella coreana. Sì. Questo è un pazzo, ha chiamato sia il resto della gang sia la polizia per farli scontrare a fuoco intanto che noi scappamo? Oh, no cazzo! A me mi piace da morire sta cosa che ti dice gli ultimi avvenimenti, tipo di recente si è comprato un cottage. Scappo via. Io sono sempre più stealth, il Morlu no. Corre con la pistola dietro, la vuole nasconde, capito? Secondo me. Vedi, quello sicuramente ti segnala qualcosa per hackerare. Possiamo passare di camera in camera. Ok, questo mi piace. Adesso da qui possiamo fare l'hacking. Semplice? Come funziona? Ma basta premere un tasto. Devi semplicemente trovarlo. Ma hai visto che spettacolo? Quando tu ti inquadri, ti autosfochi. Oddio, fighissimo. Tocco di classe. Ah, possiamo creare degli oggetti da materiali. Lesche, no? Saranno lesche. Tirale, vediamo se funziona. Guarda, quello è pelato come te. Ma allora mica si farà fregare una trappola. Sì, si è fatto fregare una trappola. È un coglione come te, sì. Bello, bello, qui mi piace. Gli spazi sono veramente ben fatti, cioè sono molto realistici. Guarda che spettacolo, c'è lo stadio qua fuori. Sbirri, sbirri, sbirri. Dove vado? Che cazzo stai facendo? Pronti per i blackout? 3, 2, 1. No. Sì. Sì. Guarda. Guarda che bel taglio dell'illuminazione gli fa. Sì, qui mi piace. Fino ad ora non ho visto effetti di pop-up, nient'altro. Allì, ecco, è ritornata l'elettricità. Tornate le luci. Oh, finalmente siamo in città. Ce ne andiamo con calma, sempre. Hai ammazzato 7-8 persone, ma va bene, dai. No, io non ho ammazzato nessuno, veramente. Ficarra Motors, ma che è? Questo è il logo simile alla Maserati. Scusate, c'ho il cane che abbaia. Nel frattempo che eri via, è arrivata una macchina della polizia proprio davanti dove dobbiamo passare noi. No! T'hanno sgamato subito. Scappa! Scappa! Tan 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 tara. Tan 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 tara. Tan 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 tara. Tan tan tan. Me raggiungeranno mai. Stai girando intorno al palazzo, che non te raggiungeranno mai. La telecamera è molto ravvicinata. Prima esperienza di guida, dai. No, ma già che ha pazzotto gli sbirri. Ma che casino! Vaffanculo! Come ti sembra l'esperienza di guida? È molto molto arcade. A me piace arcade, E che è questo edificio qua? È molto credibile. Da dove sei uscito? Allo stadio? Sei proprio un fagiano. Oddio. Quant'è che non giochi a free roaming? Tanto. Se vede. Ma questo è il solito motel americano. Quindi non vabbè, non c'è il cielo. È una Techstar grigia. Ed eccoci al nostro appartamento. No, al momento tristezza. C'è uno sguardo da cucciolone, dai. Guardalo.
Oh! Il lato RPG del gioco. Ah, ok, questa è la sezione hacking. Porte e garage. I ponti. No, i piloni. Dai, piloni, assolutamente. Se no possiamo fermare il treno. Anche questo non è male, eh. Combattimento. Mira stabile. Ah, questo è il crafting. Cioè, gli oggettini che ti crei. Cioè, Aiden e MacGyver. Ah, driving. Ah, questo qui serve per usare le macchine che troviamo in giro. Un punto. Le macchine. Dai. Questa è andata. Ok, io voglio quello dei piloni. Che a me fanno paurissimo. Anche quando vado in giro per strada, che metti che salzano all'improvviso, cioè spacchi la macchina. Io pure. Vabbè, dai, questo è quello che si vede sul treno. Rifacciamo le cose del treno. Così vi facciamo rivedere la stessa cosa del treno. Le persone più scontate del mondo. Siamo scontatissimi. Cioè, vedete, le cose del treno, ma le fanno due coglioni. Quindi ecco. Cioè, ma c'ha tutto sto armamentario e c'ha quel case de merda? Ma che è? Guarda quanto è triste sto case. No, rivive quella notte in sogno. Ma così? Ma che tristezza. No. Ma è ben fatta, no? Ok, mi piace. Possiamo esaminare le persone. Tutte le persone. Per crimini potenziali. Da buono, metti via sta pistola. Guardate le differenze, no? Io lineare, buono, caotico, malvagio. Eppure c'ho io quello più stronzo. Quindi c'è anche questa componente un po' supereroistica alla Batman, no? Noi sì, andiamo in giro. Questo è l'origine di Batman, tutta sta cosa, poi in realtà si scopre che questo diventa Batman alla fine. Ah, possiamo alzare anche questi, vedi? E che cazzo è sta roba? Questi sono bastardissimi. Ah, sono quelli a triangolo. E che tu cazzo puoi... servono di lì? Sarà ZTL. Oh, dai, Batman. Vaffanculo. Chiappelo. Ma ammazzo. Attenzione, il primo inseguimento. Vediamo come se la cava il Morlu. Non gliela fai più. Ma che cazzo. Tonto. Ti insegno io da fastidio. Bellissimo. Guarda che cattivo. La reputazione è aumentata. Dai. Quindi c'è anche un sistema di reputazione in base a quello, sì, che facciamo. Sicuramente. Più, okay, fai missioni secondarie, più ottieni le bonus. Vabbè, giusto, giusto. Vediamo come le hanno implementate. Se sono interessanti da fare poi queste missioni. Sono tantissime. Quanta roba è. Ti consegnano le macchine. Luciano. Luciano? Carrozza? Io voglio la Luciano immediatamente. Papavero! Secondo me fra un po' c'è anche la Fagiano. Okay, guarda com'è parcheggiato bene, lindo, pulito. Guarda. Spettacolo, eh? Succederà mai più. Fra un po' non ce ne fregherà più un cazzo. La sensazione è che tutte le aree siano ben caratterizzate e diversificate. Acquista preservativi frequentemente. 58 anni. Vabbè, che vuoi, che ne scopa? Allora, lei è la sorella di lui. Questo è il nipote. E lei è la madre della ragazzina che è morta. Quindi sto figlio parla solo con lei. Sai, dai trailer me lo immaginavo più rude, più stronzo. Invece comunque hanno approfondito anche il suo lato umano. Non puoi far buono, salvare la vita alla tua sorella e ammazzare 45 persone. Io sono... ogni 20 metri. Io sono un antieroe. Oddio che risalto. Abbiamo perso i pezzi di macchina. Comunque questo è tutto un test. Sto guidando male apposta perché voglio vedere quanto si spacca la macchina. Sì, proprio. Eccolo, è uscito a piedi. Chiappalo, chiappalo. Ti insegno io a minacciare la mia famiglia. Brutto stronzo. Ti sei fatto esplodere. Come cazzo è saltato? È morto quindi? Ah, negozio d'armi. 416. È il mio fucile preferito. Riprendiamo la nostra, come si chiama, Favaroni sta macchina. Dobbiamo infiltrarci in questa zona. Possiamo attivare gli allarmi delle macchine. Possiamo far scoppiare i tombini. Ah, questo è proprio... Ah, questa è cattivissima. Eccolo qui. Ok. Quindi c'è il modo per farla solamente in stealth. Dai, fammi un po' di casino. Fammi un po' di casino, dai. Vediamo un po'. Vedi? Fighissima. Quindi ci sono le telecamere portatili. Ma fighissimo. E tu da lì puoi gestire ancora gli altri. E questo è il tizio a cui dobbiamo fare hacking. Quindi tu glielo puoi fare adesso? Guarda. Sì? Faglielo adesso. Ale. Cioè, noi adesso stiamo andando in giro con lui. Tu non stai facendo niente. Morlu Total Poltergeist. Le cose si attivano da sole, tipo questo. Ci provo. Ecco, vai. Dai. Ma quanti sono? Volevamo fare un po' di casino. Dai, che cazzo, c'avevamo l'HK416. Ciao. Vabbè. Vedi comunque, ti crei una copertura. Headshot, okay. Vediamo un po' se le gomme si bucano. Le gomme si bucano. Guardate me, sono uguale. Se muore di caldo. Ok, ah vedi, bisogna fare proprio l'hacking supremo. Quest'area è nostra. Vaffanculo. Online hacking. Ah, queste sono le missioni online. Ci stanno hackerando?
Eccolo! Quindi c'è un sistema di notorietà fra gli hackers. È un multiplayer di invasione, un po' stile Dark Souls. Guarda, secondo me se l'hanno strutturato in modo da costringerti anche un po' a sfruttare tutte le altre possibilità, è veramente vincente come gioco. Prendiamo il treno. Fermalo, hackeralo, hackeralo. Ale! Che spettacolo! Questa è tipo una delle cose più pericolose da fare su una città che non conosci. Prende il treno e scende su una fermata a caso. Curtis Mayfield. Sadomasochista. Strano. No! Fisica, oddio le persone. Sono stato bravo stavolta, eh. Non ha ammazzato nessuno, complimenti. La città piena di opportunità. No! Ma perché voi vi fermate in mezzo alla strada? E vabbè, dai, oramai strascinali ovunque. Vaffanculo. Ok, stealth driving. Sì, proprio la cosa adatta a te, guarda. Gli elicotteri. I posti di blocco. Qui devi essere stealth. Qui bisogna guidare. Come fai a non farti sgamare? Guarda che giro dobbiamo fare. Ok, l'abbiamo evitati. Siamo arrivati. E questo? Persone poco raccomandabili. Guarda, è tutto finito. Dai, 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 sì, il computer, ragazzo. Calma, ragazzo. Stai tranquillo. Ale, ce l'ammazzano sulla macchina, sicuro. De cattiveria. Capito il vecchio? Dobbiamo andare a incontrare Bad Boy, mi sa, eh? Ma prima di proseguire con la missione, Morlu ha bisogno di ricaricarsi. Powerade! Finalmente è il personaggio del trailer che cercavo. Questa è la ragazza di Uomini che odiano le donne, però... Sì, sì. Ah, lei gli sta offrendo dei hack molto potenti per le strutture quelle più grosse della città. Sì, lei è caratterizzata molto molto bene. Purtroppo su questo tipo di giochi la storia si evolve molto molto lentamente nell'arco delle cutscene delle missioni, quindi immagino sia un po' presto per giudicare com'è la struttura narrativa. Qui... Scusi. Oh, io stavo sul bordo della strada. Che cazzo suoni il clacson? Lascia stare, c'è incazzato. E finisce qui l'impegno del Morlu nell'hacking. Ci facciamolo esplodere. Sì. In un garage chiuso. Dai, dai, fa vedere. Voglio vedere i particellari dell'esplosione. Decisamente. Sì, sì, la resa dell'esplosione è buona. Sti computer sono vecchi, mi fanno schifo. È fighissimo. Sti cosi che si muovono. Bellissimo. Bellissima sta cosa. Wow, violenza inaudita. Certo, il fatto che le piante ma è famosa, c'è un vento costante a Chicago, allora. Mi stiamo mandando un virus. Fantastico. Sì, sì, fa contro l'alt canch, stronzo. Diciamo che l'intelligenza artificiale non è tutto sto spettacolo, ma lo stiamo giocando in difficoltà normale. Ecco il treno. Ferma il treno, ferma il treno, fermalo, fermalo. Vai, 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 prendiamo il treno al volo. No, nessuno si è scomposto. Va benissimo, ciao ragazzi. Il downgrade grafico c'è stato sicuramente, però ripeto, secondo me, se contestualizzato, è comunque un free roaming. La resa è più che buona, il level design è sicuramente ottimo. Il gameplay è divertente, almeno per quello che abbiamo potuto provare in qualche ora di gioco. Le dinamiche sono interessanti, bloccare semafori, fermare i treni, alzare i piloni che non ci siamo riusciti. La guida è divertente, chiaramente è molto arcade, è immediata, non abbiamo scoperto quasi nulla della storia. I personaggi sembrano ben caratterizzati, un interessantissimo sistema di hacking che, se ben implementato, può fare la differenza in un gioco del genere. La città è enorme, ne abbiamo visitata solo un pezzetto, abbiamo anche sforato in un'area che era una di quelle un po' più avanzate. Il gameplay è divertente, le sezioni di sparatoria sono classiche, però quelle stealth sono molto particolari, molto carine. Concludendo, noi ci sentiamo di consigliare questo gioco comunque perché... Concludendo, noi ci sentiamo di consigliare lo stesso Watch Dogs, nonostante non sia quel capolavoro della next gen che in molti si aspettavano dopo i trailer usciti 2 anni fa. Io non sono un amante di free roaming, ma sicuramente questo gioco ha molto da offrire. Ringraziamo EveryEye per avercelo portato in anteprima, grazie di cuore. Grazie, grazie davvero, grazie. E per chi non ne ha avuto abbastanza e vuole saperne di più su questo gioco, abbiamo un ospite d'eccezione. Francesco Fossetti, a cui fregheremo il salvataggio in uno stadio avanzato e ci inoltreremo nei trip digitali, quindi vi basta seguire il link che trovate qui sotto per andare diretti alla seconda parte del video. Ciao! Mi raccomando!
benvenuti a tutti gli utenti di Every Eye a questo nostro appuntamento un po' speciale. Come potete vedere dal palazzo alle mie spalle, welcome to sto cazzo.